È come un corteo. Sembra che tutti siano venuti a fare offerte a Sakmet. Ho una tavoletta d'argilla e non riesco a decifrarne l'iscrizione. Puoi aiutarmi? Finalmente, un po' di mistero. Vediamo la tua tavoletta. Questa tavoletta è leggibile. Aspetta, aspetta. Penso che forse... Sì, è scritta al contrario. Trova un modo per leggerla nel verso giusto. Guarda, la tavoletta era scritta al contrario, ma su questo papiro diventa leggibile. Sì, un mazzuolo. I raggi inviati da Ra, un gambo di papiro, ricorda tutto ciò che era scritto sul papiro allegato alla tavoletta. Colui che si sveglia dopo un sogno conoscerà la strada. Sì, la notte prima di ricevere il tuo messaggio, ho fatto un sogno. Lo stelo di papiro? Certo, è Sakmet. Dovresti andare a esaminare la cappella di Sakmet. È come un corteo. Sembra che... Sakmet, ti supplico. Aiutami a salvare Heliopolis. C'è una cavità nel pavimento. Potrebbe essere un buon posto per nascondere un oggetto. Sembra che questa pietra si muova. Secondo la tavoletta, mi serve un mazzuolo. Sto cercando un mazzuolo. Ne avresti uno? Sì, certo, ma è mio. Potresti prestarmelo? No, è il mio mazzuolo. Senti, ne ho proprio bisogno. È molto importante. Non mi importa, questo è il mio mazzuolo. Ascolta bene, Iru.
Ho fatto quello che mi hai chiesto, ti ricordi? Quando ti ho portato l'inchiostro, tu non c'eri più. Ciò che devo fare col mazzuolo va al di là della comprensione di uno sciocco scriba. Dammi subito il mazzuolo senza discutere, capito? Tieni, prendilo, ma non farmi male! Papiro. Allora, ecco la ricetta del rimedio. Se riesco a prepararlo, posso salvare tutti gli abitanti di Eliopolis. Non posso perdere tempo a riparare il muro ora. Devo andare subito dai mercanti. Salve! Sto cercando delle foglie di quello che chiamano l'albero del ventaglio. No, non mi interessa, affatto! Salve! Sto cercando delle foglie di salice. Ho le foglie di salice? Te le darò in cambio di datteri o birra? Non ho né l'uno né l'altro. Allora temo di non poterti aiutare. C'è qualcos'altro. Sto cercando dell'olio d'oliva. Sì, ho dell'olio d'oliva. Viene da Biblos. Te lo darò per 10 debens di rame. È costoso, ma è un olio di ottima qualità. Non ne ho. Allora temo di non poterti aiutare. Salve! Sto cercando del rame. Sì, ce l'ho. Cosa vuoi darmi in cambio? Ti interessa barattare questo gioiello? Questo gioiello? Beh, cioè, mi sembrerebbe di derubarti. Senti, io ti darò questi datteri, dell'olio di lino, lenticchie e 10 debens di rame. E tu mi dai il gioiello, d'accordo? D'accordo. Grazie. Salve! Sto cercando delle foglie di salice. Ho le foglie di salice? Te le darò in cambio di datteri o birra? Affare fatto. Affare fatto.
Salve. Sto cercando della radice di mandragola. Mandragola? Sì, ho delle radici di mandragola. Sono tue in cambio di un po' di olio di lino o datteri. Quello che preferisci tu. D'accordo, è un buon affare. C'è qualcos'altro. Sto cercando dell'aglio. È il tuo giorno fortunato, ne ho un po'. Te lo darò in cambio di lenticchie. D'accordo, è un buon affare. C'è qualcos'altro. Sto cercando le foglie di quello che chiamano l'albero del ventaglio. L'albero del ventaglio. Mi sembra di ricordare un mercante che ne aveva comprato un po' da un altro mercante, che a sua volta l'aveva avuto da un mercante dell'estremo oriente. Laggiù lo chiamano bruco o ginkgo, qualcosa del genere. E tu ne hai? È una sostanza molto, molto rara, ma se c'è nella nostra città, conosco l'uomo a cui devi rivolgerti, solo che... Solo che cosa? Senti, dicono che sei una sacerdotessa di Sakhmet e io ho un terribile mal di pancia. E diarrea? Sì, dammi qualcosa per alleviare questo dolore tremendo e ti dirò dove trovare le foglie che cerchi. Ah sì, ho capito. Vado ai magazzini del tempio a mettere insieme qualcosa che lenisca il dolore. Ma quando torno... Non dimenticare le foglie. Certo. Sarò nel vicolo cieco vicino al banchetto di Kuit. Non voglio che la gente sappia che sono malato. Non fa bene agli affari. Non ci sono tanti clienti come al solito. Bah, è strano. Salve. Sto cercando della birra. Vuoi della birra? Da portare via, immagino. Va bene, ma dammi del miele in cambio, o delle foglie di salice. Salve. Sto cercando del miele. Beh, sai, ho solo questo barattolo di miele e lo tenevo per stasera. Iru, ho bisogno del tuo miele. Chiedi qualcosa in cambio, non sono una ladra. Se tu avessi dell'oro, quello mi andrebbe bene. Grazie, vedi, il miele è nello stipo laggiù. Posso usare questo calderone per preparare il rimedio. Devo solo buttarci dentro tutti gli ingredienti e il rimedio è pronto.
Ecco, lascialo riposare all'aria per tutta la notte. Poi prendine un po' per 4 giorni in fila. Ora, dammi le foglie dell'albero del ventaglio. Sai, io non ce l'ho. Devi andare dal nubiano. Se c'è qualcuno in città con una scorta di articoli rari o illegali, quello è lui. Puoi trovarlo alla casa della birra. Grazie. Ecco la tua birra. Sto cercando uno che chiamano il Nubiano. Credo che tu l'abbia trovato, dolcezza. Mi hanno detto che puoi fornirmi delle foglie di quello che chiamano l'albero del ventaglio. Non credere sempre a ciò che dicono. Quella roba viene da una terra molto lontana. Bevi una birra. Ma io non ho voglia di bere. Poche storie. A dire il vero, lavoro per il tempio. Devo trovare quelle foglie. Se lavori per il tempio, allora devi anche sapere dove trovarle. Tu non capisci. È una questione di vita o di morte. Eliopolis è minacciata da un morbo letale. Io conosco la cura, ma devo avere quelle foglie. Sei tu che non capisci. Non dovresti credere a tutto quello che dice la gente. Sono un contrabbandiere onesto. Il governatore è l'unica persona che possa autorizzare il commercio di un articolo così raro come quello che vuoi tu. Devi chiedergli il permesso. Torna col permesso e farò quel che posso. Thank you.